Alcune persone che conosco da tempo e che mi sono vicine mi hanno chiesto se potevo aiutarle a leggere e comprendere, per poi meditare, il Cantico dei Cantici. Questo poemetto è tra i più brevi libri di tutta la Bibbia, ma ha un valore eccezionale per ogni credente, perché rivela attraverso i sentimenti e i comportamenti dei due protagonisti, di cui uno, il pastore, è Dio stesso, la parte più intima e personale dell'amore del Padre verso di noi, aiutandoci così a conoscerlo meglio e a poterlo amare di più. Il Cantico dei Cantici è un libro di difficile lettura ed è in realtà molto diverso da tutti gli altri libri delle Sacre Scritture. Narra in forma di dialogo una storia d'amore tra un giovane pastore, lo sposo, e una pastorella, la sposa. Vi sono espressioni amorose ardite e persino spregiudicate, tanto che era invalso l'uso di cantarellare il cantico nelle bettole e nelle osterie. Il Cantico è certamente un testo conturbante e misterioso. Meditare su queste pagine è davvero come entrare nel Santo dei Santi, dove solo il sommo sacerdote poteva introdursi una volta l'anno e dove poteva pronunciare l'altrimenti indicibile nome di Yahweh. Il Cantico è sicuramente il testo più scomodo dell'intera Bibbia, ma anche il più affascinante. Si tratta di un libro brevissimo, poiché conta soltanto 1250 parole ebraiche. È composto di numerosi poemetti in versi che sembrano non possedere un nesso logico. Sono idilliache scenette amorose messe insieme da un autore anonimo vissuto in Palestina verso l'anno 450 a.C., nel periodo del dopo esilio babilonese. L'autore ha raccolto probabilmente canti di amore già esistenti e li ha forse adattati e ne ha fatto una specie di antologia. Ispirato da Dio, l'autore sacro ha voluto narrare, utilizzando storie di amore umano, la grande storia d'amore tra Yahweh e Israele. Nel cantico, lo sposo, o meglio fidanzato, è Yahweh e la fidanzata è Israele. La storia copre un periodo che va dall'esodo al ritorno del popolo eletto dall'esilio di Babilonia, cioè dal 1250 al 500 circa a.C. Il cantico è composto totalmente di dialoghi tra il pastore e la pastorella, cui si aggiungono altre voci, un coro di fanciulle e un coro di amici. Il pastore e la pastorella, tuttavia, non si rispondono vicendevolmente. Il pastore non pone domande alle quali la pastorella risponde e viceversa. Stranamente, i due protagonisti sembrano procedere per proprio conto, senza badare alle parole l'uno dell'altro. Entrambi non riprendono i temi precedenti, ma aprono nuovi quadri, introducono argomenti ed elementi inediti. La storia d'amore che essi vivono e narrano sembra vista da ciascuno in modo del tutto personale. Non esiste un filo logico nelle risposte che l'uno dà all'altro e neppure negli interventi dei cori. Quello però che è importante non è tanto la trama del racconto o la sua forma letteraria, ma la ricchezza del messaggio che racchiude. Se il Signore ha voluto che questo poemetto
facesse parte degli scritti ispirati e riconosciuti tali dalla sua Chiesa, e perché lo ritiene fondamentale, insieme alle altre scritture, per illuminare e guidare il nostro cammino di salvezza verso il suo regno. I prossimi video che seguiranno questa breve introduzione tratteranno ciascuno di uno dei 5 poemi in cui ho suddiviso l'intero cantico, più un prologo e un epilogo. Comprendere e meditare ciascuna di queste parti sarà come salire un gradino dopo l'altro per entrare alla fine del cammino nel santo dei santi dell'amore di Dio, che è il cuore del Padre.